Una settimana medievale ricca di presenze con spettacoli apprezzati da grandi e piccini alla Rocca del Mastro Giurato e la pioggia che ha solo lambito a termine manifestazione la 38esima edizione della Rievocazione Storica a Lanciano. È soddisfatto il presidente Danilo Marfisi che poche ore dopo l'evento traccia un primo bilancio mentre si smontano gli allestimenti al complesso delle Torri Montanare. Sì, questo è il momento un po' così, come dire, si va in disarmo, si comincia a smontare tutto quanto, però abbiamo passato veramente una settimana medievale dal nostro punto di vista fantastica, tantissimo pubblico, molta gente, tanto divertimento, tanto interesse per il Medioevo e per gli spunti che noi proponiamo, spunti di riflessione per tutti. Per i bambini soprattutto, per i ragazzi che non hanno più purtroppo la storia medievale a scuola, ma anche per i grandi che magari si vanno a riguardare qualcosa su libri importanti che riguardano la nostra storia di qualche secolo fa. E poi il momento clou della rievocazione storica, quella dell'investitura del Mastro Giurato, e abbiamo potuto notare tutti la commozione a un certo punto del Mastro Giurato in carica, che è appunto Lanfranco Tenaglia. Sì, io ho sempre detto che si può essere, come dire, rotti a tutte le esperienze, anche emozionali, no? Però quando si sale su quel palco e ci si gira verso la piazza e si vede questa piazza piena, colorata, tantissima gente, puoi essere chi vuoi, ma l'emozione ti assale e ti prende completamente. È accaduto anche al dottor Tenaglia. Lanfranco Tenaglia, che ieri mi ha manifestato a fine corteo tutta la sua commozione, tutta la sua emozione, e sia per la parte, diciamo, rituale del giuramento, ma anche per i tanti, tantissimi applausi che ha ricevuto lungo tutto il percorso del corteo. E questo è molto bello. E infine, ospite gradito, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsiglio, con il quale il presidente del Mastro Giurato ovviamente ha colloquiato per il futuro, soprattutto dal punto di vista di una sicurezza finanziaria. Io ho ringraziato tantissimo il presidente Marsiglio perché ha voluto essere presente al Mastro Giurato. Questo è un segnale di vicinanza forte a questa manifestazione. Certo, abbiamo chiesto i fondi al presidente Marsiglio, ma abbiamo chiesto al presidente Marsiglio anche di condividere il progetto, e significa cominciare a guardare un po' più in là della contingenza anno per anno e vedere quale tipo di sviluppo, e noi ce l'abbiamo ben chiaro in mente, quale tipo di sviluppo si possa immaginare in collaborazione con la Regione Abruzzo. Io spero che questa possa essere la volta buona per superare la fase del contributo di galleggiamento, diciamo così, e si vada invece verso la fase del contributo propositivo e programmatico per uno sviluppo turistico, culturale, con ricadute economiche importanti su tutto il territorio.